Intanto, se mi sentite, grazie a tutti di aver partecipato a questo incontro. Transform Italia, nell'occasione del primo incontro dell'Eurogruppo dopo lo scatenarsi della pandemia del coronavirus, ha usato, diciamo così, questo appuntamento istituzionale anche per fare un punto tra di noi e per condividere con chi ci ascolta una serie di riflessioni che pensiamo siano utili per capire il punto in cui siamo, il ruolo che le istituzioni europee e nazionali possono avere e qual è lo scenario in cui ci muoviamo. Per questo do subito la parola a Paola Boffo della nostra redazione, che un po' ci spiega com'è il funzionamento dell'Eurogruppo, che cosa è in discussione in questi giorni. Sì, Roberto, grazie. Dunque, sì, oggi è prevista per fra qualche minuto, in realtà alle 15, la riunione dell'Eurogruppo, che come noto è la riunione dei ministri dell'economia dell'Unione e che si raggruppa, diciamo, si fa riunioni in formato ristretto e in formato inclusivo. Formato ristretto è quello che riguarda i 19 membri della zona euro, quello inclusivo invece tutti i 27 membri dell'Unione Europea. Ci interessa in particolare la seconda parte, quella della riunione in formato inclusivo, dove era calendarizzato fino a poche ore fa la discussione per la riforma del MES. E abbiamo già parlato molte altre volte, abbiamo scritto a proposito di questa cosa, della riforma del MES, che secondo le previsioni degli Stati membri doveva arrivare oggi a un accordo politico, in modo da dare il via poi alla discussione nei parlamenti nazionali perché fosse data l'autorizzazione ai vari Stati membri per sottoscrivere il nuovo accordo che modifica il MES, il Meccanismo Europeo di Stabilità. L'ordine del giorno di questa riunione è stato stabilito lunedì scorso, il 9 marzo, dopodiché, come sappiamo tutti, in questa settimana è successo di tutto con l'allargamento dell'emergenza, insomma, legata all'epidemia del coronavirus. E quindi sono cambiate un po' di cose, sono cambiate le carte in tavola. Venerdì scorso, venerdì 13 marzo, durante la mattinata, come sappiamo, si è riunito il Consiglio della Banca Centrale Europea, che ha adottato una serie di misure proprio per cercare di affrontare l'emergenza del coronavirus. Come abbiamo già detto, queste misure sono del tutto insufficienti, se ne è parlato tanto anche sulla stampa, ma soprattutto ha dato scandalo in qualche modo la dichiarazione fatta da Christine Lagarde nella conferenza stampa, quando ha affermato che sì, è vero che queste cose, il fatto che non sia stato abbassato il tasso di interesse, il fatto che queste misure della BCE siano considerate insufficienti, ha provocato la delusione dei mercati e di conseguenza l'allargamento dello spread e il crollo anche delle borse. La borsa italiana è crollata del 17%. Lei, di fronte a queste osservazioni, ha detto che sì, purtroppo non l'ha detto. La questione dello spread, l'allargamento dello spread, non è una cosa di cui si può occupare la Banca Centrale Europea. E questo naturalmente ha aggravato ancora di più la situazione, tant'è vero che lo stesso Presidente Mattarella ha ritenuto di dover fare una nota molto dura nei confronti, non citando esplicitamente questa cosa, ma ricordando che in queste fasi sarebbe necessaria la solidarietà piuttosto che fare delle azioni che anzi peggiorino la situazione, in particolare di uno Stato membro che è l'Italia, che
diciamo che è il primo che si è trovato ad affrontare sostanzialmente questa emergenza. Nel pomeriggio c'è stato poi invece la riunione della commissione che con la conferenza stampa di Ursula von der Leyen ha presentato una serie di iniziative messe in piedi dalla commissione per cercare di cominciare, diciamo, ad arginare e dare dei contributi per affrontare questa situazione che, oltre a quella sanitaria, naturalmente, come sotto gli occhi di tutti in queste ore, provoca consistenti danni nell'economia. Sia perché da un certo punto di vista, cioè dal punto di vista dell'offerta, si sono interrotte la catena di approvvigionamenti, comunque sono interrotte molte attività economiche o si sono rallentate, sia dal punto di vista della domanda che delle persone e delle imprese davanti anche a scenari che chiaramente diventano degli economici che diventano sempre più complicati. Quindi la crisi è molto grave. La Commissione ha preso alcune misure che sono anche in questo caso non soddisfacenti, nel senso che ha deciso di rimodulare sostanzialmente le risorse già che sono già in campo, a partire per esempio dalle risorse della politica di coesione, nel senso di allargare l'ammissibilità di alcune spese che gli Stati membri dovranno sostenere, per esempio per finanziare le imprese dei settori che sono in crisi, oppure per dare, diciamo, dei sostegni finanziari al lavoro e quindi per poter finanziare ammortizzatori sociali, insomma altre misure che possano garantire il reddito dei lavoratori che si trovano in difficoltà perché le imprese chiudono, l'attività rallentano, eccetera. Si tratta di una rimodulazione dei fondi già esistenti e quindi già assegnati agli Stati membri. Poi c'è una misura che aumenta la flessibilità delle regole sugli aiuti di Stato. Come si sa, gli aiuti di Stato, cioè i finanziamenti dati, le sovvenzioni da parte degli Stati alle imprese sono vietati, salvo che in alcune condizioni. In questo caso appunto si è fatto riferimento a l'articolo 107 del trattato che consente di concedere aiuti di Stato di fronte a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro oppure per consentire lo sviluppo di talune attività. In questo senso, in questo caso si tratta di quelle attività necessarie per esempio per incrementare o reinventare, visto che per esempio in Italia non ce ne sono, attività, iniziative per la produzione di mascherine, di dispositivi individuali di protezione, quello che sappiamo di cui c'è particolarmente carenza. La Commissione ha anche rimproverato gli Stati membri che hanno adottato delle misure di restrizione delle esportazioni, richiamando le regole che appunto non prevedono che ci siano restrizioni fra gli Stati membri per il commercio di questi prodotti. In particolare si fa riferimento anche ad uno Stato che ha adottato restrizioni per esempio anche sui farmaci, sul paracetamolo, su oltre 1300 prodotti. Non si cita quale è lo Stato membro, però insomma c'è questo caso. L'altra cosa è che si cerca poi di incrementare la possibilità di intervento del Fondo di solidarietà dell'Unione, allargandolo anche alle crisi sanitarie. In base
a questo fondo, per esempio, quando ci sono stati qualche anno fa incendi in tutti gli stati membri, è successo che alcuni stati hanno potuto mandare elicotteri o aerei, insomma, sulla base di questa iniziativa. Ti aspetti qualche cosa di uscita da questa riunione? Ci sono indiscrezioni che ci dicono qualche cosa? Sull'Eurogruppo? Sì. No, la riunione dell'Eurogruppo è stata calendarizzata appunto con la riforma del MES al primo punto. Ho dimenticato di dire che però nel venerdì 13 è stata proposta una riformulazione dell'ordine del giorno, nel senso che è passato al primo punto dell'ordine del giorno invece la discussione sull'emergenza da Covid-19. Ed il MES è passato fra le varie eventuali. Vedo adesso che nella pagina che dedicata alla stampa, il MES non è affatto citato, ma si parla di una riunione dei stati membri per affrontare, per discutere come affrontare l'emergenza del Covid-19. Alla fine di questa riunione ci sarà una conferenza stampa e ci saranno le conclusioni, quindi al momento diciamo non siamo ancora in grado di capire la cosa come si sta mettendo. Grazie Paola, sicuramente poi daremo conto anche dei risultati che usciranno, quindi anche su Transform Italia troverete. Per iscritto, sicuramente.